Come dici, Rudolf? Il calendario dell'avvento? Ok, facciamo anche questa. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e da Rudolf su Arte per te. Evviva il primo video della serie di Natale e come ogni anno cominciamo con la cosa che a me piace tantissimo fare, il calendario dell'Avvento, il mezzo che ci accompagnerà durante tutto questo periodo della preparazione al Natale e che ci accompagnerà in maniera dolce e creativa. Io qui, come vedete, non sono a casa mia, infatti ho approfittato della gentilezza dell'Alfea che ha delle location fantastiche per creare un'atmosfera ancora più natalizia su Arte per te. Del resto ancora a casa non ho decorato nulla, quindi approfitto, ma mi sto ambientando alla grande. Come vedete qui c'è Rudolf che mi suggerisce di fare il calendario dell'avvento, però questo monello ha mangiato tutti i cioccolatini, quindi è tutto da rifare. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro bellissimo, quest'anno è bellissimo, calendario dell'avvento. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro calendario dell'avvento. Innanzitutto piatti e bicchieri di plastica per stemperare il colore. Poi ho preso in una bancarella di Natale del muschio in busta. Voi se lo avete in giardino ben venga. Qua a Catania è difficile trovare il muschio, quindi userò questo sintetico ed in busta. Potete usare però anche il prezzemolo essiccato, l'origano, tutto quello che vi pare. Un paio di forbici, un retro album, è proprio il retro di un album a tre. Tada! Secondo strato. Un mini presepio, è troppo carino questo, è un set in miniatura del presepio, c'è l'angelo, i re magi, Madonna, Gesù e Giuseppe, asino, bue e pecorella, quindi un set abbastanza completo perché il nostro calendario dell'avvento conterrà sia il presepio che l'albero di Natale, sarà quindi alla fine un oggetto di decorazione per la nostra casa, ma voi potete farlo semplicemente come alberello e in questo caso questo set non vi occorrerà. Un mini set, nel mio caso da 12, se voi decidete di farlo solo di palline, da 25 palline, di mini palline di Natale, vedete quelle dal diametro di 3 cm. 25 numerini, dall'1 al 25, io adopererò i numeri della tombola. La cosa più gustosa, 25 cioccolatini, io per il mio calendario ho scelto stelline e cuoricioni. Poti si divertirà tanto quest'anno. Una pinzatrice, della colla vinilica, la Vinavil. Io userò anche l'attaccatutto. Se lo avete del glitter, 12 o 13 rotoli di carta igienica oppure 4-5 anime di Scottex. Quindi queste anime poi le taglieremo in pezzi più piccoli e non tutti della stessa altezza. Vedete, ce n'è qualcuno più alto, qualcuno più basso, qualcuno più alto ancora, tutti differenti per dare dei livelli diversi e del movimento al nostro alberello di Natale che adesso vedrete. E poi ho uno scotch biadesivo o uno scotch spessorato biadesivo oppure un attaccatutto, quello che avete in casa. Dei colori acrilici, useremo insieme quelli dell'acrelando della Lidl che ho comprato di recente, 5,99 euro mi pare tutto il set dei primari e dei non colori, quindi del bianco e il bianco e il nero, e così ci faremo il verde. Un paio di pennelli a cui non teniamo più di tanto e poi ci occorrerà della carta per creare i nostri tappini dei vari giorni del calendario dell'avvento. Io userò una carta, guardate, che è un cartoncino specchiato, è cromato in un certo senso, ma potete usare un qualsiasi cartoncino, anche un cartone grezzo che poi potrete fotografarvi con la carta che più preferite. Matita e gomma e un pochino di sughero. Io ho queste rimanenze di vecchi lavori, se voi state facendo il presepio sicuramente avrete del sughero. Bene, tenetene un po' per questo lavoretto. Cominciamo subito. Proteggo il mio tavolo con un tappetino siliconico sempre più pastrocchiato dal piccolo artista di casa, penso sia giunto il momento di cambiarlo, e preparo il mio verde. Apro con voi appunto questi colori, così vedete come sono fatti anche i colori della Lidl, che hanno qui la pasticchetta che dovete togliere a protezione. Prima protezione, seconda protezione, premo un po' di colore
sul piatto e comincio a miscelare i colori. Portate naturalmente il verde al tono che desiderate. Io l'ho scurito un altro pochettino e dipingete proprio tutto tutto. Così esternamente ed internamente. Questi acrilici sono fantastici, come vedete coprono che è una meraviglia. Certo è un colore scuro, ma comunque sono belli coprenti, liquidi, ottimi per la one stroke direi. Tutti i rotolini meno 4, mi raccomando. Quindi 21 rotolini così, verdi dentro e fuori. Fatti tutti i verdi, adesso gli ultimi 4 mezzi rollini li coloreremo di marrone e quindi prepareremo il marrone. Mettiamo una punta di rosso. E voilà, quindi unendo il verde una punta di rosso abbiamo anche il marrone. Io ho aggiunto anche un po' di giallo perché volevo un marrone chiaro. Allora, prendiamo gli altri rollini e anche qui dentro e fuori marrone. Ok, a questo punto facciamo asciugare tutto e prepariamo invece la base. A questo punto prendiamo il retroalbum che avevamo preso prima e creiamoci di nuovo un altro pochino di verde, un bel verde scuro pronto, e stendiamolo proprio su tutto, su tutta la superficie che presumiamo possa occupare il nostro alberello. Quindi da una punta, più o meno così, due. Questa sarà la nostra base su cui appoggeremo i vari rotolini che incolleremo su, anche su questa. Perfetto, creiamo un po' di marrone. Così, come vedete, è molto libero, non dovete essere dei pittori per abbozzare questa forma di albero di Natale. Adesso io prendo il phon e accelero l'asciugatura di tutto. Voi, se vorrete, potete aspettare che si asciughi a temperatura ambiente o fare come me col phon, andare più veloci. Asciughiamo adesso anche tutti i nostri tondini. Ok, dopo aver agevolato l'asciugatura di tutto, prendiamo la nostra attaccatutto o anche la Vinavil, quello che vi ritrovate, o anche la Huhu, una colla comunque che sia bella tenace per la carta, e incolliamo il rotolino, il primo. Ok? Poi prendiamoli tutti quanti così. Sporchiamo sempre la parte di sotto di colla e posizioniamo proprio qui in centro, perché poi l'altro, per esempio, lo metteremo qui. Quindi sporchiamo e fate in modo che tra di loro i rotolini si tocchino sempre, cioè questo con questo, questo con questo. Se vorrete potrete o sporcare in mezzo con della colla in modo da accertarne l'unione eterna, oppure potrete dare un punto di cucitrice, tac, così, ok? In modo che sia tutto ben saldo e ben adeso. Tutti i rotolini, aspettiamo che il tutto si asciughi completamente. Intanto prepariamo gli altri pezzi. Quindi adesso prendiamo uno di quei fogli che ci serviranno per crearci i tappini di chiusura dei nostri vani del calendario dell'avvento. E sul retro, prendendo un pezzettino di anima di Scottex, creiamoci i 25 tappini che dovranno chiudere
i 25 buchetti, appunto, però stando attenti a farli leggermente più piccoli della circonferenza dell'anima che abbiamo usato. Perché? Perché il tutto ancora deve essere rivestito di muschio e quindi prenderà ancora spessore, e di conseguenza questo tappino deve incastrarsi un po' nel muschio e poter essere poi tirato via dal bimbo con estrema facilità. Quindi siamo un po' più stretti, diciamo un mezzo centimetro di diametro più stretti rispetto al diametro originale. Bene, adesso ritagliamoli tutti. Ok, e adesso cominciamo a creare i nostri tappini. Posizionerò la stellina al numero 1, perché dietro la stellina metterò poi la stellina cometa, quindi sarà il primo che verrà tirato via e apparirà la stellina cometa. Sì, perché qui i cioccolatini non stanno all'interno delle box, ma stanno all'esterno, perché all'interno invece si creerà l'alberello di Natale con il presepio incastonato in quelle scatoline, quindi i tappini devo congegnarli in maniera tale da far mettere il presepio anche abbastanza bene, quindi ve lo avvicino. Una volta capito come dobbiamo posizionare i nostri cioccolatini, dobbiamo capire come dobbiamo posizionare i nostri numerini, che non andranno in ordine dall'1 al 25, ma andranno a seconda dell'ambientazione che creeremo all'interno delle box dell'alberello. Adesso vi sembrerà tutto così confuso, ma adesso capirete. Allora, per esempio, 1 è il primo, perché dentro la box che si celerà dentro questo tappo, fatto così, ci sarà nascosta la stella cometa, quindi essendo questa la prima cosa che appare, uno stacca il cioccolatino col numeretto e trova la stella cometa. Poi 2 e 3 metterei delle semplici sferette, delle palline di Natale. Benissimo, al 4, qui lo posso anche mettere qui, metterò, vediamo chi c'è, oh sì, metterò un bell'angelo annunciatore e va bene il 4. Adesso decidiamo dove mettere Gesù, che metterò qui al 25 sopra il bue e l'asinello, qui sotto Maria e Giuseppe, 19, 16, 20, mettiamo i Re Magi, mentre qui sotto dove c'è il 5 e 9, il pastorello con la, mettiamo qui la pecorella e qui il pastorello che sta arrivando proprio nell'ultimo in basso. Tutti gli altri metteremo delle palline, quindi tutti gli altri numeretti li possiamo mettere a caso, il bambino li potrà togliere quando vorrà e avrà così il quadro della situazione. Quello che mi preme adesso è fissare questi numerini ai cioccolatini, quindi con un po' di attaccatutto, ma poco poco, proprio una punta a sporcare così, e vi consiglio anche di farla evaporare un attimo, quindi uno, attacchiamo il numerino al cioccolatino predestinato, gli altri numeri metteteli a casaccio come più vi piace, così tac, a mo' di copertura dentro il rollino, quindi il bimbo tirando il cioccolatino tirerà via anche il cartoncino e lascerà scoperta la scena appunto del presepio o dell'albero di Natale. Qui andiamo più a cuor leggero a mettere l'attaccatutto, perché essendoci il bollino della marca del cioccolatino possiamo anche un po' più abbondare. Io proprio sul davanti ne ho messo pochissimo sul numerino, ma qua possiamo andare tranquilli. E allora uno, e via così con tutto. Pensavo di aver acceso la videocamera, evidentemente no. Ho liberato tutto l'alberello dal cartoncino di contorno usando un tagliabalsa. Adesso ho preso il mio pennello, la mia Vinavil, e sto passando la Vinavil su tutto, proprio su tutto, sia sull'interno che sull'esterno dell'alberello, non diluendo la Vinavil, ma lasciandola così molto molto densa. Questo farà sì che il muschio
si attaccherà molto facilmente alle pareti dell'alberello. Una volta distribuita tutta la Vinavil, spostiamo il nostro pennellozzo, prendiamo il nostro vischio e a poco appiccichiamolo su tutto. Così. Sembra un alberello vero. Così è una soluzione anche per chi ha una casa piccola e non vuole rinunciare a nulla. Calendario dell'avvento, albero e presepio, tutto in 40 centimetri, è da appendere al muro volendo. Ok, adesso libero il piano da lavoro dai residui, perché adesso dobbiamo ricoprire la parte marrone con il sughero, quindi torno tra un attimo. Tolto il grosso, ritorniamo sul nostro piano da lavoro e cominciamo a sbriciolare il nostro sughero. Per aiutarsi uno può prendere anche una grattugia e si fa prima e si fa meglio. E di nuovo, come prima, sporchiamo tutto di colla. E piano piano poi incolliamo su tutto. Ok, a questo punto aspettiamo che il tutto si asciughi, quindi comporremo l'interno del nostro alberello. Mentre le cose asciugano, mentre il nostro alberello è in asciugatura, ricaviamoci una bella stellina. Una stellina che svetti sul nostro alberello. Ok. Adesso che abbiamo la nostra stellina, prendiamo il nostro glitter, il pennellozzo fatto di Vinavil, spennelliamo tutta la stellina, anche i laterali, mi raccomando. Quindi versiamo qui un po' di glitter. Appoggiamo la stellina e ricopriamola con dell'altro glitter. Puliamoci le manine dalla colla, se no è finita lo stesso, nel senso che il glitter rimarrà attaccato a noi lo stesso, però quantomeno. E ripeschiamo la stellina, che adesso però avrà questo aspetto tutto sbrilluccicoso. Gli altri pezzi da sistemare sono le palline, che io vi faccio vedere, attaccherò così in ogni buchino che rimane vacante. Ora vi faccio vedere. Siccome, non so che questo calendario è laborioso, però siccome è il primo calendario dell'avvento effettivo di Enzo, ho voluto farlo proprio bello, che si fissasse nella sua memoria in maniera, non dico indelebile, ma quantomeno che lo istigasse alla curiosità, no? Dello scoprire cose e forme differenti all'interno dei vari alloggiamenti. Vi dirò di più. Se fosse stato un po' più grande, dietro ogni cioccolatino avrei scritto un pensierino o una preghierina da fargli dire o una buona azione da fargli fare. Ancora è un po' piccolo, quindi mi pare eccessivo caricarlo anche di questo. Si godrà il calendario dell'avvento così e com'è. Presa la pallina adesso però, queste qua, ho tolto semplicemente con un paio di forbici così, voilà, il pirulino che ci sta sopra. Prendo
la mia immancabile attacca tutto e comincio adesso a far aderire le varie componenti. Ben bene. Ok, uno. Questo lavoro però è meglio farlo in verticale, perché sennò così la forza di gravità spingerà verso sotto, verso l'interno, tutti i vostri oggettini. Quindi vi faccio vedere come più o meno lo faccio, però poi voi fatelo in verticale. Andrà Gesù Bambino, quindi con un po' di colla e casomai anche un pezzettino di sughero dovesse giovare per farlo star su, quindi così. Voilà, mettiamo il bambinello, che carino! Visto? Molto molto carino. E adesso componiamo così tutto il nostro calendario dell'avvento, che però adesso metterò in verticale. Io lo trovo delizioso, delizioso, guardate un po'. E adesso tutto così formiamo il presepio. Ovviamente poi tutti questi pezzi di muschio che oscurano i personaggi, noi o li togliamo o li putiamo, no? Qui c'è l'angioletto, qui visto dall'alto, e adesso lo vado a riempire tutto e poi ve lo faccio vedere finito, perché sennò ci stiamo un'eternità. E alla fine dell'assemblaggio il nostro calendario dell'avvento si presenta così. Ora vi faccio vedere. In basso la pecorella, il pastorello, i re magi, Giuseppe, Gesù, Maria, asinello, bue, angelo, palline, su la stella. Come vedete c'è una casellina vuota che è la numero 24. Questa qui. Qui metterò un bigliettino per Enzo, un bigliettino che gli ricordi sempre questo Natale, quindi un bigliettino con la scritta Natale 2014 e un messaggino da parte di mamma e papà, così che quando sarà grande potrà ritrovarselo e ricordare questi bei momenti. Adesso vi faccio vedere come vanno alloggiati i tappi. Me ne faccio vedere uno perché come vedete ancora qui è tutto fresco, quindi vanno un po' incastrati così. Visto? E voilà, così. E poi lui, piano piano, molto piano, li tirerà fuori, sicuro. Enzo col piano piano proprio. Adesso lo copro tutto, tranne il 24 dove ancora devo inserire il bigliettino, e poi vi faccio le foto. Lo so, è impegnativo, ma è molto molto bello. Guardate anche quanto è facile tirar via, voilà. Il tappino lo prendete dal numero e tirate e non succede nulla. Prima di lasciarvi alle foto mi premeva farvi vedere un'altra cosa. Se usate l'attaccatutto per attaccare i numeretti, io l'ho fatto come prova per vedere se succede qualcosa al cioccolato, e lo facciamo insieme. Come vedete il cioccolato è intonso. Ora questo verrà sacrificato. Non credo, magari non lo do a Enzo, ma come vedete il cioccolato non subisce nessun problema. La colla non trapassa la carta e quindi potete stare tranquilli, potete usare l'attaccatutto. Io tengo proprio a provarle le cose prima di farvele fare. Certe volte non ci arrivo coi tempi, però mentre faccio il video comunque mi premuro di farlo. Spero che questo calendario dell'avvento vi piaccia. È un po' l'insieme di tutti i simboli del Natale, no? La scoperta del Natale da parte di un bambino, con tutti i suoi colori e i simboli. Dobbiamo ancora mettere l'appendino dietro. Io ne metterò uno al centro in alto, oppure potreste metterne due laterali. Questi sono adesivi, quelli che ho io.
Voilà, ma non mi fido soltanto dell'adesivo loro. La mitica attaccatutto che è diventata una schifezza. Ora devo fare il restyling alla bottiglia di attaccatutto e vado a applicarlo dietro. Così è pronto per essere appeso, perché questo va appeso o appoggiato, ma meglio appeso, così che il bambino si avvicini e lo mettete anche all'altezza di bimbo e prenda il cioccolatino. Bene, vi lascio le foto, noi ci vediamo dopo. Spero che vi sia piaciuto. A me piace tantissimo. È il presepio, è l'avvento in tutti i sensi, l'avvicinamento al Natale, è un qualcosa che vi accompagnerà per sempre, fatto con le vostre mani e con le mani dei vostri bimbi. Spero che questo vi faccia arrivare al Natale in piena serenità, in piena armonia familiare. Il calendario dell'avvento proprio a questo serve, per creare quel clima di comunione tra nonni e nipoti, tra mamma e figli, che ci accompagnino piano piano a questo sogno che ogni anno si rinnova e che è il Natale. Bene, se vi è piaciuto lasciatemi tanti commenti, un bel pollice in su e mi raccomando, venitemi a trovare sia su Facebook che su Instagram. Non mi rimane che salutarvi, quindi augurarvi una splendida, splendida preparazione al Natale. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Arrivederci al prossimo video e uno splendido Natale per tutti. Saluta Rudolf! Gnò.